My name is Yansen Lukumbo. I was born in 1994. I started playing basketball 2008. 5 years, 5.5 years. I play for Philadelphia Coast, Geographic. I'm an all-around player. I can jump, I can shoot, I can pass the ball. I can do everything in the court. I play very good. I play over 25 minutes. It's good, it's okay. I like Magic Johnson and Kevin Durant. I want to be NBA player. Poi questa metà campo potrebbe veramente cambiare il senso del giochino. Le franchigie stanno cercando questo tipo di giocatore. La partita chiave per Adetokounmpo è una partita decisiva per il campionato di A2 greco. Lui giocava al Phila Athleticos e 4/5 di NBA erano in questa palestra, in cui voi non accettereste di allenarvi, figuriamoci giocare, a vedere questa partita che credo durò qualcosa come 3 ore e mezza. Uno, perché andò in triplo overtime, e due, perché a metà del primo overtime il, diciamo, custode, una figura del genere, prese il pallone e portò via il pallone e iniziò una trattativa di mezz'ora per fargli restituire il pallone, perché lui, per protesta nei confronti dell'arbitraggio, non voleva restituire il pallone perché riteneva che il Phila Athleticos venisse danneggiato. L'ha visto tutta l'NBA, ma in quella partita lì ha fatto 4 punti, e anche in un draft del genere tutti hanno detto: e vabbè, lungo è lungo, ma questo qui fa 4 punti in una partita di A2 in cui il custode ruba il pallone e in cui non ci sono neanche le righe per terra in palestra. Pensando da dove è partito, quando è arrivato nelle NBA è sbarcato a Milwaukee, è uscito dall'aereo in maglietta e gli hanno detto: ma cosa fai? Ma siamo a Milwaukee. Ah, perché? La maglietta non va bene? No che non va bene. Quando gli è andato il primo assegno, è andato da Paciulia, che aveva capito che era un po' il capo, e gli ha detto: ma Zaza, ma qui bisogna pagarle le tasse. With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Adetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Phil Athleticos in Greece. Ci sono anche dei buoni giocatori, per l'amor di Dio, però come capite non era esattamente il draft del 2003. Milwaukee lo ha scelto perché era in una situazione di disperazione totale e quindi non aveva alcunché da perdere. Sotto non c'era veramente niente di niente di niente. Scorrete e non trovate onestamente dei giocatori indimenticabili, e quindi ha detto: oh, ma noi proviamoci, che cosa ci costa? Alla fine sbaglieremo. Leggera difficoltà, adesso mi ha detto: va bene, sono in difficoltà, adesso te la schiaccio in testa così risolvo. Con quel controllo del corpo, con quelle leve, la difesa non può fare niente. Voglio dire, Tim Duncan è un giocatore favoloso, ha detto combo più potenzialità ancora. Prende velocità, ha detto combo! Quel ripasso di Adetokounmpo, segnatevelo. Gli altri sembrano fermi, non partecipare, ma non è così. È lui che è più alto, più forte e con più desiderio di tutti. Davvero pazzesca giocata di Adetokounmpo. Thank you.
fatica a fermarlo. Adetokounmpo strepitoso, strepitoso anche per varietà di soluzioni e per la capacità, dopo tanti tiri liberi sbagliati, di rimanere lì con la testa e anche sorridere insieme al pubblico. Ho visto il futuro in 2 secondi, molto prima della schiacciata, sul cambio di direzione. Questo è il futuro, questo è il futuro. Tra 10 anni saranno, non tutti, ma molti così. E che lui è già adesso così. Una persona normale, dopo quella tirata, quella di Sandro Canetta, deve andare in layout a questo signore, assolutamente. Al cambio di direzione, 1-2, si va nella stratosfera, si porta a casa il ferro, però ragazzi, nel traffico questa giocata, anche con le prolunghe, la devi fare. Chapeau Gianni. Questo significa essere dominanti. Applaudo perché la bellezza di questa faccia, la bellezza delle sue prestazioni sono da applaudire sempre. Un metro abbondante sopra il ferro. Giannino nostro, quello che può fare in campo aperto lanciato Giannis Antetokounmpo vale per lui e poi per lui. Sono sulle sue spalle i Milwaukee Bucks. Grandissimo passo di incrocio di Antetokounmpo. Vero spettacolo, secondo me, ha detto Antetokounmpo, dovrebbe metterlo in piedi in questa metà campo. Qui ha fatto drop, recupero e rotazione con tempi impossibili per uno normale. E quanto è difficile per un giocatore con le leve così lunghe andare in close out e avere poi la coordinazione e la forza per poter fare il primo scivolamento su quel close out. Non è assolutamente facile. Pecca quel controllo del corpo, nonostante le leve, riesce a perfettamente controllare il proprio corpo, a fare il famoso Eurostep, ossia il passo, diciamo, prima da una parte e poi dall'altra, eccolo qua, sinistra, poi destra, tutto dall'altra parte, poi si srotola e arriva al ferro. La palla allora va in post basso da Antetokounmpo, buonanotte. Tutta Milwaukee nel canestro, tutti in piedi, Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo col tiro da 3 punti. Attenzione perché Budenholzer gli ha sicuramente chiesto di prenderlo di più. Il che non vuol dire che farà canestro da 3 punti. Si è però allenato su quello, è fondamentale.
nel prima, durante e soprattutto dopo l'allenamento. No, col tiro da tre no, però, perché sennò non vale. Però prima o poi arriva, ma preparati, certo che perché arriva. Ci lavora talmente tanto, ma certo che prima o poi arriva. Ma certo che arriva, non è il minimo dubbio, ma proprio il minimo. E questo è quello che gli permette di fare l'ultimo salto di qualità, perché se ha questa visione di gioco, e allora tutto cambia, e per gli avversari è notte fonda. Parte detto Kumbo, riapre, è un gran bel tirare col greco, è un tirare di lusso. Sette anni fa giocava a pallone, manco sapeva dove stesse di casa il basket. Ma questi due, ma da dove sono venuti fuori? Ah già, dall'Africa. Effettivamente. Tendono a venire fuori giocatori, come dire, fisicamente ma anche tecnicamente piuttosto interessanti. Imparano in fretta per lo meno. Due dimostrazioni di prepotenza pura. E la palla da dove è passata esattamente? Sinistra, schiacciata, ancora Giannino. Ecco perché da bloccante è immarcabile. Antetokounmpo riceve in movimento in area, auguri agli avversari. Ma fa tutto il greco che si mette in proprio da oltre l'arco e ne trova altri tre. Mamma mia, quest'altro come fa? Stava, ha tenuto il contatto, stava cadendo, era lontanissimo e ci è arrivato lo stesso, ma d'altra parte con quelle braccia lì te lo puoi permettere, perché anche da lontano, anche mentre stai cadendo a terra, riesci a schiacciare. Perché se ha questa visione di gioco, e allora tutto cambia, e per gli avversari è notte fonda. Nel 2017, quattro anni dopo, è dove segnala che tu puoi impegnarti, fare tutti i ragionamenti del mondo, poi è evidente che questo va dentro qualcosa che non usciva sul campo del Philly Athletic Cross. Ha detto Kumbo sulla sirena, mamma cosa ha fatto, mamma cosa ha fatto, mamma cosa ha fatto. Gli dei del basket vedono bene che questo è il figlio prediletto. Quello non puoi far niente, raccomandare l'anima agli dei del basket. Incontrato in quota da parte di Giannis Antetokounmpo. Il jumper dalla media distanza elegante di Giannis Antetokounmpo. Uno contro uno finisce così, o con una schiacciata, o con un baby hook, o con un sorpasso con passi brevi laterali, come abbiamo visto prima. È in ritmo Giannis Antetokounmpo, adesso incomincia a entrargli anche il tiro da tre punti.
anche a me appassiona poco il discorso del primo MVP, ma questo è l'unico che all'inizio di questa stagione è l'unico che si può sedere al tavolo con LeBron James per quel livello di gioco di partenza. Oh mamma mia bella! Giannis Antetokounmpo! E se andassimo a casa adesso? Pazzesco, pazzesco! La quantità di spazio guadagnata è pazzesca! La butti su, poi in qualche maniera esatto. La prende lui. È la cosa che ho pensato quando ho visto l'azione. Tanto la alzi come quando c'è quello più lungo nelle giovanili dei bambini, buttala in alto, poi ci pensa lui. Sta benissimo Giannino che trova la stoppata. Veloce Antetokounmpo. Beh, lanciando siamo veramente ai confini della realtà. The Twilight Zone. Il problema è che poi non schiaccia in estensione con la mano destra, ma schiaccia con la sinistra, proteggendosi col corpo. Impressionante. Avete visto nel primo tempo? Le due foto, le due immagini vicine di Antetokounmpo qualche anno fa e adesso è grosso il doppio. Questa aumentata massa muscolare è quello che gli permette di pensare di poter andare nel traffico e schiacciare sulla testa di Marjanovic. Certo, le braccia lunghissime aiutano, ma anche la forza fisica aumentata gli permette di sapere di poter reggere ogni contatto. È andato su, ha tenuto il contatto e ha schiacciato in testa. Qui ha iniziato l'azione da playmaker. Non sono tanti playmaker che possono finire così, eh. Eppure seria candidatura al titolo di MVP, un giocatore unico, non solo in senso atletico nella pallacanestro, anche quella di oggi. Il giocatore che produce attacco per i Milwaukee Bucks e Giannis Antetokounmpo, perché se non fai determinate scelte difensive può fare quello che ha appena fatto. Oh mamma mia bella! Giannis Antetokounmpo! Ma di che cosa esattamente stiamo parlando però? È legale questo? Ho visto il futuro in due secondi! Prima della schiacciata, sul cambio di direzione, questo è il futuro, questo è il futuro. Tra 10 anni saranno, non tutti, ma molti così. È che lui è già adesso così. Però tu mi insegni che andare a raccattare questo fallo normalmente è una cosa che fa trentenne, un 32enne dopo 10 anni, con grande esperienza, non uno che viene letteralmente dal nulla. E voilà, due non bastano, ne prova tre, Eracle, figlio di Zeus. Ma il problema è pensare di farlo, non farlo, pensare di farlo.
non c'è limite, in difesa non c'è limite per Adetokounmpo. Mamma mia! Ecco perché gli abbonati sono diventati 10.000 quest'anno a Milwaukee rispetto ai 2.000 di qualche anno fa. E tra un po' sarà anche meglio che comincino a portare gli idranti per respingere quelli che vorrebbero entrare. Non lo ferma nessuno. Eracle contro il mondo. I'm nervous, okay. So first of all, you know, I want to thank God for blessing me with this amazing talent. Okay. For putting me in this amazing position that I am today. Everything that I do it through him. And I'm extremely blessed, and I want to thank my team. First of all, I want to thank my teammates. It takes more than one person to win 16 games. Every time I walked to the locker room, I saw my teammates, they were ready to go to fight. They were ready to go to war with me. They laced up their shoes, they went out there and they gave 100%. I want to thank the coaching staff for I want to thank the coach staff for teaching us, pushing us every day, every single day, believing in us, teaching us what it takes to win. I want to thank the front office, the ownership for believing in me. When I was 18 years old, back in Greece, they allowed me to lead this team, trust me. And I want to thank the city of Milwaukee. I want to thank my country, Greece, and Nigeria for always supporting me. Back in Greece, when they watch the game, it's 5 a.m., 6 a.m., so they always stay up and watch the games and send me message, support message in them. I want to thank my dad. Obviously, my dad is not here with me, but two years ago, and I had the goal in my head that I'm gonna be the best player in the league. I'm gonna do whatever it takes to help my team win, and I'm gonna win everything. And every day that I step on the floor, I always think about my dad, and that motivates me and it pushes me to play harder. I want to thank my amazing brothers. I love you guys, man. I love you guys. Thank you for everything you guys do for me. And I want to thank my amazing mom, my amazing mom. I think my amazing mom, she's my hero. She's, always when you're a little kid, you don't see the future, right? And you have a good parent, your parent sees the future for you. And she always saw the future in us. She always believed in us. She was always there for us. You're my true hero. You're my true hero. Obviously, I want to thank my agents. Thank you for believing in me. Thank you for motivating me. And at the end of the day, this is just the beginning. This is just the beginning. My goal is to win a championship. As my dad told me, always want more, but never be greedy. My goal is to win a championship, and we're going to do whatever it takes to make that happen. Thank you, guys. Eccellente la transizione di Adetokounmpo.
guardate dove stacca e dove arriva, attaccato al ferro. Veramente irreale da questo punto di vista, Giannis Antetokounmpo. Questo è un canestro impressionante, bravo perché va a spalle a canestro, attacca forte. Un cambio di velocità che non dovrebbe essere legale per un giocatore delle sue dimensioni. Stavolta trova due punti in un modo non molto usuale per lui, il semigancio in attacco. Mamma, cosa ha fatto Antetokounmpo, ruotando dal lato debole. Pazzesca giocata di Giannis Antetokounmpo. La destra, ma vede che sta arrivando un aiuto dal lato debole, cambia mano in aria, veramente cambia mano in aria. Antetokounmpo che prova a prendere velocità, ragazzi, che giocatore! Accelera, Antetokounmpo, fischio arbitrale, si guadagna il fallo. Beh, d'altronde un veterano, 4 anni al college, dove è andato? A Duke, no? Ad Arizona, no? Ma dove ha imparato? Ma dove ha imparato queste cose? No, fotomontaggio. Questi americani coi fotomontaggi non me la danno a bere, anche se me lo fanno rivedere. Ma no, dai. No. No, ma non può. Ma non può rubare questo. Già toccarla è impossibile. Antetokounmpo, perno, semigancio. Stupendo. Devastante la capacità di capire come giocare contro chiunque. Mamma, quanto è bravo! Quanto è bravo Eracle! Che cosa esattamente stiamo parlando però? È legale questo? Attacca ancora Antetokounmpo! Eracle al ferro! E poi la prolunga sulla mano sinistra di Giannino Nostro che zittisce l'Air Canada Center. Retromarcia di Antetokounmpo, sfidato al tiro, lo prende e lo butta dentro. Col corpo sente la posizione del difensore, la sfrutta e gli gira intorno. Palleggio in transizione, gli dai un metro, fa palleggio, resta il tiro e segna da tre. Ragazzi, qui siamo all'MVP, eh. Sembra di capire che finisce qui, idealmente tutti in piedi, davvero una prova memorabile.